Buonasera, buonasera a tutti. Eccoci alla diretta del lunedì. Come lasciarvi senza la mia diretta? Dite la verità, ma ci potete vivere senza la mia diretta? No, sto scherzando ovviamente. Immagino che qualcuno di voi sarà andato a farsi una camminatina con questo bel sole. Adesso che finalmente il tempo ci... Ciao Franca! Adesso che il tempo ci regala queste bellissime giornate, noi lo ringraziamo effettivamente. Se siete andati a farvi una camminatina, capisco. Allo stesso tempo vi invito a guardare comunque le dirette anche solo in differita. Vi ricordo che le trovate sia in Facebook, sia in Instagram, sia in YouTube, sia nel mio canale Telegram. Insomma, dai, non potete dire che non vi mettiamo a disposizione la possibilità di vedere le direttine, che comunque hanno sempre qualcosa di carino per noi. Cosa sto facendo? Mi state vedendo usare ovviamente il solito metodo di andare a vedere quale energia in questo momento. Ma la farei un po' più complessa del solito. Pescherei tre maghe, vedrei energia a favore, energia contraria e risultante. Allora, vediamo innanzitutto, ma del momento, perché non, questa sera non facciamo astrologia, ma avevo predetto che i giorni intorno alla 30 di aprile, primi di maggio, erano giorni Tagada, dove veramente si era in difficoltà con se stessi. E mi rendo conto che il tema che noi tocchiamo questo mese, cioè quindi il bisogno, nonché i sogni spezzati, insomma, adesso ne parliamo, è veramente in linea con ciò che sta accadendo. Ma facciamo prima l'estrazione di tre maghe, di tre energie. Vediamo. Energia a favore, Gheoria. Che vuol dire che questo mese gli incontri, la comunicazione, cioè questo mese, in questi giorni, questo periodo, incontri, comunicazioni anche, riuscire a dirsi delle cose, a parlare, a dire, ad approfondire, a rivedere delle cose. Incontri, questi sono incontri, sono chiarimenti, sono anche nuovi incontri, perché no? Perché Gheoria porta anche nuovi incontri, nuove possibilità. Colloqui, per esempio, colloqui di lavoro, quindi Gheoria è un'energia a favore molto buona. Andiamo poi a vedere l'energia contraria. Quale energia contraria abbiamo? Uzka. Uzka parla di rabbia come energia contraria, rabbia, esplosioni, quindi potrebbe essere che gli incontri inizialmente abbiano anche una componente di rabbia, di risentimento che magari nascondano in qualche modo degli aspetti di insomma ancora da trasformare, perché Uzka vi ricordo che ha questo aspetto appunto dal nero, no? Di questi guanti, il suo orso sono proprio degli aspetti di rabbia. Andiamo quindi a vedere. Farà è l'energia a favore, vuol dire cambiamento. Molto probabilmente se avevate qualcosa che non stava andando bene nell'ultimo periodo, che necessita di un cambiamento, ecco che arriva la nostra farà a portare proprio il cambiamento sperato. Molto probabilmente in funzione di questo discorso che andrete a fare con chi. Ciao Sabri, cara! Dai, bisogna che ci vediamo, ragazze. Adesso organizzeremo. E quindi eccoci qua che abbiamo visto questa energia. Questo, probabilmente, ecco, anche questo, no? Questo tornare ad incontrarsi anche finalmente, Gheoria, con questo tornare ad incontrarsi, che oramai l'energia era un po' compressa e comunque porta un cambiamento. Quindi sicuramente queste energie sono importanti appunto da muovere in questo momento e questo è quello che c'è uscito oggi. Parliamo adesso invece dello sblocco che andremo a fare mercoledì, perché oggi ho voluto fare una diretta proprio sullo sblocco, perché allora vi devo confessare una cosa, ve lo dico adesso, le ragazze della Family sicuramente faranno.
importa, ormai lo faccio. Voi dovete sapere che noi i programmi li abbiamo ovviamente, cioè non è che ci mettiamo a fare, abbiamo un programma di 13 incontri che sono, sapete, no? Abbiamo webinar, masterclass e sblocco. Quindi noi i programmi ce li abbiamo, però cioè, il mio aspetto legato profondamente alla connessione rimane preponderante, quindi anche se facciamo dei programmi, lo sblocco è la cosa che scrivo all'ultimo minuto. Perché? Perché lo sblocco, o che spiego all'ultimo minuto? Perché lo sblocco in genere mi si manifesta qualche giorno prima, in particolar modo o vicino alla masterclass o poco dopo la masterclass. E mi ricorda tantissimo quando insegnavo le danze sacre, che spero di tornare a insegnare prestissimo. Davamo dei temi, i primi anni facevo il programma dell'anno, poi ho smesso di farlo, infatti le ragazze non me lo chiedevano più, perché tanto si andava a seconda dell'energia che si stava muovendo. Quindi anche con gli sblocchi sto usando, non dico lo stesso metodo, perché chiaramente l'argomento rimane quello, ma cosa farò esattamente all'interno dello sblocco non lo decido mai più di una settimana, cioè prima di una settimana, 5-6 giorni prima. Per quello poi dopo vi spiego cosa andiamo a fare, perché ripeto, c'è un sentire che si muove, un sentire che non è, io non voglio abbandonare questa mia modalità di muovermi, che è proprio il sentire, perché da donna, tra l'altro, che agisce da molto tempo anche e soprattutto attraverso il proprio intuito, ho imparato che sentire, soprattutto su questi tipi di lavori, è preponderante rispetto a quello che può essere scritto, no? Perché magari io per programma, per il calcolo che ho fatto, noi sappiamo che questo mese siamo andati a lavorare il bisogno, e quindi quell'aspetto di noi che acquisiamo tra l'altro dall'eredità materna, perché voi dovete sapere che il bisogno, a differenza di altre cose, bisogno e riconoscimento, sono i due punti che sono legati al genitore. Quindi sono due punti che noi acquisiamo in eredità, non sono solo nostri, mentre tutto il resto della mappa riguarda noi e solamente noi. Quindi il nostro vissuto, ciò che noi viviamo. Per quanto riguarda invece il bisogno e il riconoscimento, portiamo anche in eredità, no? Qualcosa che non è stato terminato dalla nostra famiglia. Il bisogno dalla famiglia della madre, mentre il riconoscimento dalla famiglia del padre. Quindi qualcosa che non è stato terminato dalla famiglia della madre o dalla madre proprio, ce lo siamo accollati noi, e di conseguenza dobbiamo andarlo a trasformare per portarlo poi nel nostro bisogno costruttivo, che non è più un qualcosa che viene a inficiare la nostra esistenza, ma che invece diventa una spinta a miglioramento, ma anche a una spinta anche al benessere, perché il bisogno è direttamente proporzionale al nostro benessere, proprio allo stare bene, all'essere felici, ok? Perché noi abbiamo diritto ad essere felici, non siamo qui per soffrire e basta, su questo siamo tutti d'accordo. Però un aspetto che è veramente importantissimo di questo bisogno, e quindi di questo lavoro che andremo a fare, è quello del sogno spezzato. Immagino che tutti voi abbiate dei sogni, e che abbiate sognato da piccola, ma soprattutto ci sono due tipi di sogni, no? Quello relativo al fatto che gli altri si accorgano che quello appunto è relativo al riconoscimento, ma poi ci sono i sogni intimi, cioè quello che voi vorreste vivere intimamente, che non vuol dire solo fisicamente intimamente, no? Si intende anche, che ne so, il amare qualcuno, per esempio, con questo amore grande, piuttosto che il figlio, cioè il sentire il profumo del figlio. Sono questi sogni intimi. Questo sogno intimo ha qualcosa, c'è qualcosa dentro questo sogno intimo che ci riguarda profondamente. E se per qualche ragione questo nostro sogno intimo non è stato realizzato,
magari ci abbiamo pure provato, lì si innesca un fallimento, ok? Un fallimento interiore. Questo fallimento dovrebbe non essere una qualcosa che ci blocca, ma se si stratifica fallimento su fallimento, può diventare un qualcosa che ci porta a rassegnazione. Noi abbiamo dei workout, uno in particolare che parla proprio di rassegnazione. Quindi chi magari non si sente più di avere la spinta, no, a credere in qualcosa, quello è il suo workout. Ma in questo caso questa rassegnazione, cioè questa non capacità più di credere nei propri sogni intimi, ripeto, cioè non sto parlando del sogno del riconoscimento, parlo del sogno intimo, quindi che ne so, di trovare l'uomo o la donna della nostra vita, piuttosto che di vivere quell'aspetto di comunità che mi fa sentire al sicuro, piuttosto che, cioè ognuno di noi ha il suo, l'abbiamo visto nella masterclass, tra l'altro, abbiamo capito e colto esattamente che qual è il nostro sogno intimo dentro la nostra masterclass, no? L'abbiamo visto da pochissimo, abbiamo fatto 2 ore di masterclass, quindi insomma l'ho spiegato, direi, più che bene, penso, spero, perlomeno l'ho spiegato tanto, ecco, facciamo così. Per quanto invece riguarda questo sogno spezzato, se non l'ho vissuto, se non l'ho portato a termine, oppure se l'ho vissuto per poco e poi l'ho perso, è lo stesso, è un sogno spezzato. Ma attenzione, che oltre abbiamo detto che il bisogno è legato anche all'eredità materna. Quindi, se nella famiglia di mia madre chi mi ha passato questo bisogno, cioè quindi questa trasformazione di questa eredità scomoda, anche se vogliamo, dovesse aver avuto qualcosa che si è spezzato, quindi un sogno spezzato, io potrei essere anche legata a questo sogno spezzato di questa mia ava o di questo mio avo. E quindi io essere fedele a questo suo sogno che si spezza, quindi ogni volta che sto tentando di realizzare il mio profondo desiderio, tac, che si spezza il sogno. Perché? Perché sono legata a quella dinamica e a quella memoria che ce l'ho io nel mio corpo, perché questo è un punto di eredità. Ecco che mercoledì, che riconnessione, cioè abbiamo problemi di connessione su YouTube, cioè su Instagram, scusate, ci siamo qua nuovamente. Allora, mercoledì faremo lo sblocco proprio sui sogni spezzati, quindi ci allontaneremo, cioè ringrazieremo, onoreremo questi sogni spezzati e faremo una ricomposizione del nostro sogno. Quindi andremo a lavorare sul nostro sogno e a ricomporlo. Ok, quindi questo sarà il lavoro che andremo a fare mercoledì, lavoro importantissimo. Se non vi siete già iscritti allo sblocco, fatelo subito. Andate su www.novetalenti.it, collegatevi allo sblocco e entrate direttamente nello shop, così potete direttamente prenotare il vostro posto. Vi avverto che hanno già prenotato, dato che in molti hanno capito che era importante questo sblocco, stanno già prenotando, quindi prenotatevi, perché essendo Zoom chiaramente i posti sono limitati. Vi invito a prenotarvi perché questo è uno sblocco veramente, sono sicura che cambieranno delle cose poi. Non dico che, non vi sto dicendo che poi il vostro sogno si realizzerà, ma sono sicura che cambieranno delle cose, perché è un passaggio veramente importante. Sicuramente inizieranno ad allinearsi delle cose importanti per voi. Quindi io vi auguro di esserci, ma ve lo auguro veramente, perché il costo onestamente è talmente ridicolo che non credo sia quello che vi può fermare. Vi auguro di esserci, anche se avevate in programma di andare a fare qualcosa. Io sapete che lo potete prendere anche vedervelo in streaming. Vi dico, fatelo, perché è veramente, veramente utile, veramente importante fare questo sblocco e liberarvi da questa fedeltà ai sogni spezzati, soprattutto dai sogni spezzati degli altri, almeno se proprio dovete essere fedeli al vostro, ma non a quello di qualcun altro.
e comunque anche rispetto al vostro ricomporremo il nostro sogno e gli torneremo, ecco che ho fatto il disastro, e torneremo a dargli forza. E come potete vedere ce lo siamo un po' detti già con le nostre maghe, perché abbiamo detto che c'è una, scusate qua, Georgia, eccola qua, abbiamo detto che abbiamo un nuovo incontro, quindi comunque una nuova opportunità, un dialogo, qualcosa che arriva, un qualcosa che ha a che fare con la rabbia ma anche con l'entusiasmo, e un qualcosa che ha a che fare con il cambiamento. Quindi, come vi ho appunto già detto, mi auguro vivamente di vedervi allo sblocco, e nel frattempo vi invito a seguirci su tutti i nostri canali. Oggi ho registrato, ho continuato a registrare i video sul metodo 9 talenti. Saranno pronti giovedì, c'è il prossimo. Se non siete ancora iscritti al canale YouTube o al nostro canale Telegram, dove vengono sempre riportati, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube o al Telegram, dove trovate il, appunto, il nostro canale, e ci sono tutti i nostri video e i miei articoli, alcune cose in più. Qualche volta faccio dei podcast, a volte sì, a volte no, dipende da quanto tempo ho per fare le cose. Vi ringrazio tutti quanti, un abbraccio grande, ciao e buona serata. Mm.